Nel cuore della trasmissione, La vita in diretta, Alba Parietti ha espresso il desiderio di riconquistare il suo amato posto in prima fila al Festival di Sanremo Sanremo. Dichiarazione shock di Alba Parietti. Vuole la sua poltrona a Sanremo e lo dice a Conti. Il contesto è intrigante, dato che il riconfermato Carlo Conti sarà ancora una volta alla guida del noto Festival Canoro per le edizioni 2025 e 2026. La notizia di Conti come direttore artistico e conduttore ha scatenato diverse reazioni, tra conferme e smentite nelle settimane precedenti, ma ora è ufficiale. Tra i tanti nomi che potrebbero affiancare Conti, si è parlato molto di Alba Parietti durante il programma di Alberto Matano. In passato, Alba Parietti era una presenza costante nelle prime file delle serate del festival, ma nell'edizione del 2024 è stata assente, suscitando numerosi commenti tra i fan e sui social media. Non sono stati resi noti i motivi della sua assenza, ma ha chiaramente lasciato un vuoto. Durante l'intervista, con un tono leggero e scherzoso, Matano ha chiesto a Parietti se avesse intenzioni di gareggiare quest'anno, scatenando risate tra i presenti. La risposta di Alba Parietti è stata altrettanto giocosa. Ha affermato di non avere ambizioni di competere, ma di voler semplicemente riacquistare il suo privilegiato posto a teatro. No, io mi aspetto di riavere la mia poltrona, che mi è stata rubata. Appello? No, non c'è bisogno. Torna da me di default, da sola. Torna Conti e torna questa. Io massimo seconda, ma in prima. Questo momento ha sottolineato non solo il suo affetto per il Festival di Sanremo Sanremo, ma anche il legame speciale che Parietti sente per quella posizione di prestigio all'interno del Teatro Ariston. Il pubblico, come sempre, è curioso di vedere se il desiderio di Alba Parietti sarà esaudito nel 2025. La sua presenza è sempre stata un punto di riferimento durante il festival, e la sua eventuale riconferma in prima fila sarà sicuramente motivo di discussione e interesse. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le cose e se il suo appello scherzoso avrà l'effetto sperato.